rapporti lunghi e motore molto potente sono il biglietto da visita col quale la Ninja 1000 si presenta sul lungo rettilineo di Monza fino a raggiungere 293 km/h effettivi. La staccata per la prima variante mostra invece una grandissima stabilità e un'efficace potenza frenante. Il cambio di direzione è rotondo e sufficientemente rapido, ma le condizioni di pista umida con le quali abbiamo girato questo video non ci consentono poi di spingere efficacemente e di mostrare con quanta sicurezza l'avantreno della Ninja permetta di affrontare la curva Biasson. Di nuovo, ottima staccata e grande accelerazione verso le Lesbo che si percorrono in seconda, sfruttando nelle ripartenze un controllo di trazione puntuale e affidabile. Cambiata sbagliata ci ricorda quanto un quick shift aiuterebbe la Ninja, velocizzando i cambi di marcia e permettendole di risparmiare decimi preziosi lungo la pista. Le potenzialità di ciclistica e motore per insidiare le posizioni di testa ci sono e la Verdona ce le mostra alla Scari, sfruttando un avantreno di nuovo sicurissimo in inserimento e percorrenza e poi un motore davvero veloce a lanciarsi verso la parabolica. Ultima staccata, sempre molto pulita, e poi 174 cavalli alla ruota si lanciano alla conquista di un tempo di 1.54.09.